Prima tavola rotonda, lo ricordiamo, si parla di trasferimento tecnologico, innovazione tecnologica nella manifattura italiana. Chiamo Tullio Toglio, che è il presidente del comitato scientifico del cluster, nonché importante docente qui al Politecnico. Poi c'è Andrea Bianchi, che è direttore delle politiche industriali in Confindustria. Eccolo qua, buongiorno. L'amico Gianluigi Viscardi, che è vicepresidente del cluster, perché dà una mano ancora, ma è quello che di fatto il cluster l'ha fondato, essendo stato presidente per 4 anni, adesso si occupa del Digital Innovation Hub della Lombardia, e poi un altro importante docente qui al Politecnico, che è il professor Marco Taisch, che è anche presidente del Computer Center con un ruolo importante nella fondazione del World Manufacturing Forum. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Allora, oggi iniziamo questa tavola rotonda partendo un po' anche dagli interventi che ci hanno preceduto e che hanno messo in evidenza che il manifatturiero è particolarmente importante per l'Italia. È particolarmente importante certamente in termini di fatturato, il manifatturiero è il primo settore per PIL all'interno del PIL italiano, ma anche per export, perché è certamente il primo settore dell'export italiano, quindi quello che sostiene la nostra bilancia commerciale. Ovviamente il manifatturiero è in grande evoluzione, quindi in particolare abbiamo un'evoluzione di tecnologie. È già stato citato il fatto che la digitalizzazione sta diventando pervasiva, ma così anche i temi dell'intelligenza artificiale, per esempio, però anche tutto il tema dell'automazione, della meccatronica, dei sistemi adattativi sono diventati un punto chiave per la competizione, e ovviamente le nuove tecnologie manifatturiere. Tutto questo per risolvere dei problemi e delle sfide che sono in parte mondiali e in parte italiane o con forte caratterizzazione italiana. Per esempio, certamente il tema della customizzazione, della personalizzazione dei prodotti è un tema che vede l'Italia in prima linea, ma anche il tema della sostenibilità del manifatturiero e dei prodotti del manifatturiero è un tema su cui l'Italia gioca un ruolo prioritario e forse anche un po' anticipatore sotto certi aspetti. Poi abbiamo il tema della sfida dell'uomo nel sistema produttivo. Nuovamente l'Italia è stata molto attenta a non farsi prendere da una pura deriva tecnologica, ma ha cercato di dire come l'uomo può essere comunque il fulcro, il centro, sfruttando le nuove tecnologie. E infine ovviamente tutti i temi dell'efficienza, della qualità, dello zero defect, che sono ovviamente sfide fondamentali. Quindi tutto questo è un qualcosa che può essere un'opportunità, ma anche ovviamente un rischio. Cioè in una fase di cambiamento molto rapido si può guadagnare posizioni, ma si può anche facilmente perderle. E quindi è importante che sul manifatturiero venga posta molta attenzione. Ecco, il problema dell'attenzione, della visibilità del manifatturiero è già stato citato. Cioè il manifatturiero, pur essendo il primo settore dell'economia, il primo settore per export, non viene percepito così. Soprattutto nel grande pubblico non viene percepito ancora così. Eppure, voglio dire, questo settore è quello che genera in gran parte l'utile che poi possiamo spendere in altri servizi
che ovviamente fanno il bene del sistema paese, ma che non potrebbero esistere senza una capacità di produrre e di esportare. Allora, dobbiamo dire che i ministeri rispetto al passato hanno fatto dei passi avanti in questa direzione. Il MIUR ha istituito già da molti anni, perché stiamo parlando del 2013, i cluster nazionali, di cui appunto uno è il cluster fabbrica intelligente. È un sistema quindi di cluster nazionali che coprono di fatto tutti i settori del produrre, ma anche dei servizi a livello italiano. Questi cluster quindi rappresentano un po' il punto di definizione di quali sono le visioni del futuro, il punto dove si definisce una roadmap, una serie di passi e una strategia, cosa che appunto è necessaria, perché il manifatturiero altrimenti è molto disperso e quindi c'è il rischio che non riesca a far vedere la propria visione, non riesca ad avere una voce, magari come hanno più facilmente altri settori che sono più concentrati. Ma anche il MISE ha fatto attività importanti, dando enfasi al manifatturiero, certamente il piano Industria 4.0, nei confronti del rapporto col cluster, certamente il lancio dei Lighthouse Plans, che sono già stati ricordati, ma anche appunto il lancio dei Competence Center, di cui poi parleremo anche nell'ambito di questa tavola rotonda, e l'input verso il Digital Innovation Hub, che poi è stato recepito in modo forte da Confindustria e dalle Camere di Commercio, che quindi sono diventati un soggetto attivo. Quindi tutti questi elementi non esistevano e sono tutti elementi che portano enfasi, attenzione sul manifatturiero. Quindi certamente c'è un atteggiamento più importante, più attivo verso il manifatturiero. Ancora magari non rappresentato completamente nelle decisioni, poi quando si va a dividere le risorse, quando si vanno a definire dei piani operativi per il futuro, però certamente si inizia a entrare più nel merito e a dare maggiore enfasi. Allora, oggi di questi temi parliamo con Andrea Bianchi, che è il direttore delle politiche industriali di Confindustria, con Gianluigi Viscardi, che è imprenditore, presidente del Digital Innovation Hub di Bergamo e vicepresidente del cluster Fabbrica Intelligente, e con Marco Taisch, che è professore al Politecnico di Milano ed è presidente del Competence Center MADE. Dobbiamo dire che oggi Gianluigi Consuli, dirigente del MIUR, purtroppo non può essere presente perché, come sapete, la divisione del MIUR in due ministeri crea una serie di necessità che obbliga di fatto tutto il personale MIUR a rimanere a Roma in continue attività e riunioni. E Marco Calabrò del MISE, che si scusa perché è stato precettato per presenziare a un'importante vertenza industriale in cui sono a rischio 450 posti di lavoro e che quindi oggi era necessario presenziare. Ecco, allora, partendo dai temi che abbiamo affrontato così in questa già prima parte della giornata, io vorrei chiedere come i cluster, i Competence Center, i Digital Innovation Hub hanno supportato nell'ultimo periodo il manifatturiero italiano. Inizierei a chiederlo a Andrea Bianchi, che essendo direttore delle politiche industriali di Confindustria ha una visione di sistema. Bene, allora intanto ringrazio molto il cluster per l'invito. Devo dire che aderisco sempre molto volentieri agli inviti del cluster Fabbrica Intelligente, perché attribuisco a questo cluster uno straordinario merito, cioè quello di aver portato all'interno del nostro paese il tema della digitalizzazione della manifattura. Calcoliamo che il cluster mi pare che sia nato nel 2012, il primo documento europeo su Industria 4.0 è del 2011,
quando la Germania si diede un programma strutturale sulla digitalizzazione della manifattura, e quindi il merito del cluster è quello di aver portato immediatamente questo tema all'interno del dibattito politico economico del Paese. È chiaro che il tema non è entrato in maniera facile ed automatico, abbiamo avuto delle resistenze nel Paese, tant'è vero che il primo documento, diciamo, prima azione dal punto di vista del governo dobbiamo aspettare il 2016, quando il ministro, allora ministro Calenda, del governo Renzi, decise di adottare un piano che si chiamava appunto Piano Industria 4.0. Gran parte delle idee e della traduzione in misure concrete del piano 4.0 sono dentro le elaborazioni che il cluster Fabbrica Intelligente aveva realizzato dal 2012 allora. E quindi io credo che dobbiamo in primo luogo riconoscere un ruolo. Molto spesso noi ci chiediamo quali sono le funzioni delle diverse infrastrutture che stiamo creando. La funzione dei cluster è proprio quello di definire le strategie del Paese, quindi di dare delle roadmap, di vedere quali sono, di proiettare il Paese rispetto al tema delle tecnologie, e quindi credo che rispetto a questa funzione centrale che viene attribuita al cluster, il cluster Fabbrica Intelligente abbia pienamente assolto al proprio compito. E dicevamo, come Confindustria naturalmente abbiamo assolutamente, siamo pienamente consapevoli che il tema della digitalizzazione della manifattura è la modalità con cui dare concretezza a quella che è una linea sul quale Confindustria si è già spesa nel corso degli ultimi decenni, cioè quello della centralità della manifattura all'interno dei processi di sviluppo. Noi abbiamo ottenuto questa posizione anche quando sostanzialmente si immaginava che la manifattura fosse un qualcosa del Novecento e che quindi il mondo andasse verso un processo di inesauribile di deindustrializzazione, quindi anche nel primo decennio del 2000, quando si pensava sostanzialmente che la manifattura dovesse andare nei paesi di recente industrializzazione e che quindi l'Europa non avesse bisogno di una politica industriale, Confindustria invece ha sempre insistito sull'idea che la presenza di una base industriale e manifatturiera è il presupposto affinché il paese possa agganciare anche quelle che sono le grandi traiettorie tecnologiche. Rispetto a questa dimensione è chiaro che il tema della digitalizzazione o di Industria 4.0 è il principale, insieme al tema della sostenibilità, driver di trasformazione della manifattura. E quindi era assolutamente assurdo che l'Italia, che è ancora oggi la seconda manifattura d'Europa, accumulasse ritardo rispetto a questi temi. Nel 2016 appunto viene definito il piano Industria 4.0 e il piano Industria 4.0 fondamentalmente si basava su tre grandi pilastri di intervento. Il primo pilastro di intervento era un meccanismo di sostegno forte di carattere fiscale agli investimenti delle imprese e in particolare all'acquisto di macchine, tenendo conto che a causa della crisi finanziaria il nostro Paese aveva bloccato l'attività di rinnovamento delle macchine e degli impianti e quindi con ciò non soltanto indebolendo una componente importante del nostro Paese nell'industria meccanica, ma anche rallentando il processo di competizione delle industrie del Made in Italy. E quindi il primo punto di aggancio e di approccio del piano Industria 4.0 era il sostegno agli investimenti e l'acquisto di macchine da parte del sistema produttivo. Per poter qualificare l'acquisto di macchine è stato introdotto uno strumento assolutamente innovativo che era l'iperammortamento, cioè agganciato ad una lista o alcune caratteristiche tecnologiche delle macchine che si compravano che fossero in qualche modo coerenti con quelle che sono le paradigma del 4.0. Il secondo asse di intervento del piano Industria 4.0 era un forte investimento sulle competenze. Lo diceva Tullio Toglio, io credo che nessuno che intorno a questo tavolo, o quantomeno che ha discusso in quei temi, crede nell'idea che il 4.0 sia sostanzialmente l'annientamento dell'uomo all'interno della fabbrica. Non abbiamo mai creduto alle suggestioni delle fabbriche buie, cioè delle fabbriche senza persone. Riteniamo invece che Industria 4.0 sia fondamentalmente il luogo dove si incontrano tecnologie e competenze. E quindi il piano, se da un lato sviluppava
e sosteneva l'acquisto delle tecnologie, dall'altro aveva un forte investimento sulle competenze delle persone. Come si formano le competenze delle persone? È evidente che bisognava, per formare le competenze delle persone, intervenire anche su quella che è la grande infrastruttura di formazione e trasferimento tecnologico, e da questo punto di vista la definizione, l'individuazione di una nuova infrastruttura di innovazione e trasferimento tecnologico composta dai Competence Center e Digital Innovation Hub era la chiave, diciamo, più innovativa e anche più complicata presente nel piano, perché se è piuttosto facile fare un sistema di incentivazione, è evidente invece che creare un'infrastruttura di innovazione e trasferimento tecnologico invece è un'operazione molto più complessa. Da questo punto di vista, infatti, l'azione del piano si è sviluppata nel corso di 3-4 anni attraverso, e l'elemento di novità era attraverso un fortissimo coinvolgimento e anche una responsabilizzazione delle associazioni di rappresentanza, nel senso che i Competence Center in qualche modo erano il luogo dove si incontravano le grandi imprese o le medie imprese e i centri universitari, dovendo creare un'infrastruttura nuova che è un'infrastruttura fondamentalmente di sperimentazione di tecnologie, mentre invece sull'attività di diffusione, informazione, formazione, awareness, quello che gli inglesi chiamano awareness, che è un po' di più e un po' di tutto queste cose, e là il piano prevedeva un protagonismo da parte dell'associazione di categoria. Questo protagonismo era che attribuiva alle associazioni di categoria la responsabilità di costruire questa infrastruttura. Come Confindustria abbiamo assunto in pieno questa responsabilità e abbiamo iniziato a lavorare fin dal giorno successivo alla presentazione del piano per creare un'infrastruttura del nostro sistema che rappresenta ad oggi oltre 150.000 imprese che in qualche modo fosse specializzata sul tema della digitalizzazione della manifattura. Per questo abbiamo creato una rete di 22 Digital Innovation Hub distribuiti su tutto il territorio, dando una funzione molto specifica al Digital Innovation Hub. Il Digital Innovation Hub non voleva essere un'ulteriore struttura di offerta di servizi che in qualche modo spiazzasse quello che il mercato privato è già in condizione di fare o quello che il mercato pubblico in qualche modo si stava attrezzando ad affrontare. Il Digital Innovation Hub l'abbiamo chiamato come il punto di accesso per le piccole e medie imprese verso il sistema delle competenze e quindi svolge in pieno quella funzione che sta nel stesso termine hub, cioè un luogo di incontro. Il Digital Innovation Hub, e quindi da un lato ha una funzione di sensibilizzazione e formazione, prima formazione per il sistema delle imprese, nella piena consapevolezza che la sfida del 4.0 è una sfida strategica per le imprese e non è una sfida soltanto tecnologica, e che quindi abbiamo in primo luogo bisogno di coinvolgere gli imprenditori. Quindi il primo elemento di formazione e informazione sta sugli imprenditori, perché se non è l'imprenditore che definisce o la testa dell'azienda che definisce una strategia 4.0, la tecnologia di per sé non ci porta verso quel tipo di paradigma. E quindi l'attività che abbiamo svolto in questi mesi, in questi anni, è stata quella da un lato di creare questa nuova infrastruttura, dall'altro far sì che questa infrastruttura fosse in condizione di dialogare con il sistema dell'offerta, e quando parlo di dialogare col sistema dell'offerta parlo in primo luogo all'offerta che esiste, quindi a quella dell'università, e quindi abbiamo molte università coinvolte all'interno del Digital Innovation Hub, parlo principalmente della nuova offerta determinata dai Competence Center, e quindi stiamo studiando anche con Marco Teich degli elementi di raccordo strutturale tra l'attività dei Digital e Competence Center, perché sono per loro natura molto complementari, ma siamo anche perfettamente consapevoli che l'offerta è fatta anche da grandi soggetti privati, e quindi abbiamo in qualche modo coinvolto nel sistema dei Digital Innovation Hub grandi realtà che sono in grado di offrire tecnologie alle imprese. Abbiamo accordi con Siemens, Google, HP, sia con grandi multinazionali che con grandi imprese italiane che in qualche modo fanno parte del network dei Digital Innovation Hub. Quindi da questo punto di vista, e chiudo, è evidente che per noi si è trattata di una sfida assolutamente innovativa,
Confindustria in genere esauriva il proprio compito nella fase, diciamo, di lobby o di dialogo, di interlocuzione con il governo. Nel caso di Industria 4.0 è la prima volta in cui Confindustria si assume la responsabilità di realizzare un pezzo di politica. E l'essersi assunti questa responsabilità di realizzare un pezzo di politica ci ha reso anche meno vulnerabili rispetto all'andamento politico, che naturalmente nel nostro Paese è estremamente incerto. Se oggi si continua a parlare di Industria 4.0, nonostante siano cambiati fondamentalmente tre governi dal momento in cui il piano è stato lanciato, è perché le associazioni di categoria, le università, il cluster fabbrica intelligente hanno garantito una continuità di attenzione, perché se noi non avessimo garantito questa continuità di attenzione, i governi naturalmente si sarebbero succeduti e avrebbero inventato altre cose. Invece siamo riusciti in qualche modo, grazie a questo impegno e l'aver realizzato qualcosa, di convincere governi di impostazione completamente diversa a dare in qualche modo continuità. Purtroppo non è una continuità del nome, ma non potevamo pretendere tutto: prima Industria 4.0, poi Impresa 4.0, oggi Transizione 4.0, ma concedendo sostanzialmente alla politica una fantasia nel potersi intestare in qualche modo dei cambiamenti. Ma io credo che all'interno di questi tre progetti esiste un assoluto filo comune, che è quello della centralità dell'industria e la necessità che l'industria assuma le tecnologie digitali per riaffermare una primazia della nostra manifattura all'interno dell'Europa, all'interno del mondo. Grazie ad Andrea Bianchi anche di aver inquadrato bene tutti i vari attori e anche le fasi storiche che hanno portato alla realizzazione di questo sistema. Adesso io chiederei a Gianluigi Viscardi, che è presidente del Digital Innovation Hub di Bergamo, della Lombardia, e è stato presidente del cluster Fabbrica Intelligente, attualmente vicepresidente del cluster Fabbrica Intelligente, quindi anche la visione di tutto quello che è avvenuto nel cluster, appunto di darci un po' la dimensione di quello che è stato il lavoro che ci ha portati fino qua. Grazie, buongiorno a tutti. È sempre un'emozione, scusate, ma è stato spiegato molto bene da Bianchi. Tutto questo che noi stiamo facendo, che abbiamo fatto in questi anni, non dobbiamo dimenticare una cosa, che lo dobbiamo fare per le piccole e medie imprese. La mia fortuna, ma veramente fortuna, è essere entrato nel cluster, e come piccolo imprenditore essere a capo del cluster mi ha dato l'opportunità di veramente capire tutte le potenzialità che ha questo paese quando si comincia a collaborare, ma bisogna anche essere molto capaci di trasferire a terra quello che vogliamo fare, che più delle volte parliamo troppo alto e abbiamo le aziende che, siccome sono anche nella squadra della piccola industria, lavoro anche, non è che faccio un giro solo piccola industria, mi sta molto a cuore questo, che molte volte si crea molto parassitismo, scusate questa parola molto pesante, intorno alle piccole e medie imprese. Ho preso veramente a cuore il discorso del Digital Innovation Hub, dove il Digital Innovation Hub della Lombardia è costituito dalle 10 territoriali. Ecco, questa è una cosa molto importante, che dobbiamo lavorare nel nostro ecosistema, che tutti devono collaborare cercando di non fare doppioni. Questo è il primo scopo del Digital Innovation Hub Lombardia, perché abbiamo, sì, in Lombardia neanche i territori, anche gli altri territori, abbiamo tutte queste associazioni di categoria che ognuno parte e fa le cose, forse bisogna coordinarle. I soldi sono finiti, le idee sono tante e dobbiamo far crescere il nostro paese. Digital Innovation Hub Lombardia, ripeto, ha le sue antenne territoriali, c'è l'antenna di Bergamo, c'è l'antenna di Brescia e stiamo lavorando nelle varie territorio. Digital Innovation Hub Lombardia è costituito da tre persone,
eppure fa un lavoro enorme perché si appoggia ai territori. Ecco, questo è. Cos'è che fa il Digital Innovation Hub Lombardia? Il presidente Manuelli prima l'ha detto molto bene, fa il medico di base. Noi abbiamo bisogno del medico di base, perché l'imprenditore, specialmente il piccolo, ha bisogno del medico di base, perché c'è troppa offerta e gli fanno digitalizzare l'inefficienza. Dobbiamo aiutare le imprese su questo. Il Digital Innovation Hub Lombardia, e qua devo ringraziare non solo la Lombardia, ma penso tutti i Digital Innovation Hub nazionali, che il Politecnico di Milano ci ha messo a disposizione l'assessment per cominciare a vedere il grado di maturità digitale. Ma non ci siamo fermati lì. Noi non siamo il digital che facciamo l'assessment e basta. Noi, uso una parola che al professor Toglio non gli piace molto, ma non ho trovato altra parola, li aiutiamo a sapere dove sono, dove sta andando il suo mercato, questo è molto importante, e gli diamo una piccola roadmap dove cosa deve fare e dando delle priorità. Chi mi conosce, critico sempre che il giorno prima c'era l'impresa 2.0, c'erano i professori 2.0, c'era il cluster 2.0, in una notte sono diventati tutti 4.0. Mentre l'azienda ci vogliono 3-4 anni prima di dire sto arrivando a 4.0. Tornando ancora, cos'è che sto vedendo in questi assessment? In Lombardia ne abbiamo fatti più di 250, a livello nazionale 700, e sto guardando cosa sta succedendo nelle piccole e medie imprese. Perché noi parliamo molto di tecnologia, che è molto importante, ma dobbiamo aiutare anche le imprese che diventi valore nelle aziende. Molte volte portiamo troppa moda nelle nostre aziende, uso sempre questo termine, che io avevo fatto una casa domotica, ma quando arrivo a casa stanco la sera, che devo andare a cercare il touchscreen manuale menu password, ho rimesso i pulsanti. Lo sto facendo anche nelle nostre fabbriche. Deve diventare valore. E deve creare valore. Io nelle mie macchine, che penso di essere quello che sto facendo macchine abbastanza all'avanguardia, benissimo l'intelligenza, ma stiamo montando i pulsanti. Stiamo tornando indietro. Perché questa è un'altra cosa molto importante. Fusare tutte le tecnologie perché siano a disposizione per lavorare meglio e rendere di più. Si è parlato molto di personalizzazione, questo perché lo sto toccando sulle imprese. Le imprese hanno due problemi in questa era della digitalizzazione. Magari qualcuno dice sempre le stesse cose, ma è una cosa molto importante. Questa era di digitalizzazione, l'imprenditore, che visto che noi siamo medico di base, stiamo capendo che non ha più in mano l'azienda. Una volta l'aveva in mano lui l'azienda, decideva lui cosa fare. Adesso si deve attorniare di persone. Ma è abbastanza che vada via una persona e l'azienda è finita e diventa un problema sociale. Quindi la conoscenza, la registrazione conoscenza, valorizzazione del know-how, tutto il discorso degli intangibili, bisogna aiutare le imprese a sapere dove sta il valore e registrare il valore. Un altro tema molto importante, si parla molto di ritornare a produrre in Italia, tutto è legato molto alla personalizzazione. Il professore prima ha detto siamo molto forti sulla personalizzazione, è verissimo, ma quante aziende sono pronte? Questo è il problema, abbiamo fatto sì Industria 4.0, abbiamo fatto tutta l'interconnessione con le macchine, ma quando vado a vedere le aziende, quando c'è a fare un cambio produzione, passano dei giorni e noi prendiamo le commesse. Dobbiamo ridisegnare le fabbriche. Questo è stato il primo esperimento con l'Eight-House Plan, dobbiamo farlo anche con le piccole e medie imprese su questo, ridisegnare le fabbriche.
e andare contro un po' tutto il sistema di fare impresa. Questo è quello che sto vedendo come Digital Innovation Hub. Dobbiamo collaborare, dobbiamo fare uscire l'ecosistema e dobbiamo sempre avere le idee chiare che noi abbiamo bisogno delle imprese. Qualsiasi cosa ragioniamo noi dobbiamo essere scaricato nelle imprese. Ma l'imprenditore deve anche capire, li stiamo tirando matti. Digital che fa le cose che fa i cluster, cluster che fa le cose che fanno l'altro, l'altro che fa le altre cose. Questa è una cosa che, partendo da noi, dobbiamo essere i primi a essere chiari. Chi fa che cosa e non solo per avere due, tre imprenditori. Grazie. Compito nostro. Questo è un punto che poi trattiamo in un secondo giro veloce a questo punto. Ecco, penso sì. Che il compito nostro non è solo guardare la tecnologia, ma cominciare a pensare anche noi come cluster, come digital, come competence center, che veramente sono cose molto importanti, pensare più al nostro paese e un po' meno al nostro territorio. Grazie. Grazie. Adesso chiederei al professor Marco Taisch, che è il presidente del Competence Center MADE, di dirci un po' qual è il senso, l'obiettivo, cosa deve fare il Competence Center in questo panorama. Grazie, buongiorno a tutti. I Competence Center che sono stati creati all'interno del Piano Nazionale Industria 4.0 sono 8 in Italia e hanno ricevuto in totale un finanziamento da parte del MISE di circa 74 milioni, quindi un investimento importante per creare quella rete di competenze, appunto. No? Si è parlato del fatto che Industria 4.0 non è solo automazione industriale, ma è anche persone, e persone sono al centro. Ecco, allora, che se è vero questo, noi dobbiamo preoccuparci di andare a lavorare proprio sulle persone. Il fatto che si chiamino centri di competenze credo che dimostri in maniera chiara e evidente qual è il loro obiettivo. I centri di competenze sono chiamati a fare sostanzialmente tre grandi attività. La prima è quella dell'orientamento, quindi prendere quelle imprese che hanno bisogno di chiarezza sui temi dell'industria 4.0 e spiegargliela. Secondo obiettivo è quello di fare formazione, attività di formazione, ovviamente una formazione con una finalità molto, molto specifica, molto tecnica, una formazione che vada a prendere quelle persone che oggi hanno bisogno di sfruttare le tecnologie che vengono messe a disposizione dal 4.0. Se è vero che le imprese hanno sostituito le macchine grazie all'iperammortamento, se hanno investito sui sistemi digitali grazie al superammortamento, hanno poi bisogno di quelle persone che sappiano utilizzare questi investimenti e potenziarli. Il terzo obiettivo, la terza grande area di attività, è quella che viene chiamata, il Ministero l'ha chiamata, ricerca industriale, trasferimento tecnologico e progetti di consulenza. Quindi è la fase del fare, la fase dell'aiutare le imprese ad implementare questa trasformazione digitale. MADE è uno degli 8 centri di competenze che ha 44 partner. Ci sono 4 università, c'è l'Università di Bergamo, di Brescia, di Pavia, il Politecnico di Milano, c'è INAIL come istituto che cura gli aspetti legati al mondo della salute e della sicurezza, ma il resto del partenariato è fatto da imprese. Quindi noi amiamo dire che è un'iniziativa delle imprese per le imprese. Questo credo che sia un elemento fondamentale che deve essere tenuto in considerazione per capire qual è la portata di questi centri di competenze. MADE mi piace spesso, anzi sempre, raccontarlo attraverso i suoi numeri, perché credo che dimostri in qualche modo la portata dell'iniziativa. Le imprese hanno investito 4 milioni di cash. I numeri che vi sto dando sono su un orizzonte temporale di 3-4 anni. 4 milioni di investimento in contanti. 5 milioni è il valore dell'hardware e del software che verrà utilizzato per costruire 14 isole, ciascuna delle quali sarà focalizzata su una particolare tecnologia
dell'ecosistema Industria 4.0, per cui avremo l'isola che mostrerà temi di robotica collaborativa, l'isola che andrà a mostrare cos'è un cyber physical system, come si faccia a fare monitoraggio in tempo reale, quali sono le più recenti tecnologie per la progettazione di prodotto. Ci sarà un'isola dedicata all'additive manufacturing, una sui temi della misura e della gestione della qualità e così via. Quindi il visitatore avrà la possibilità, visitando appunto il Competence Center e viaggiando opportunamente accompagnato, o di capire che cosa sia l'industria 4.0, ecco l'orientamento, oppure di utilizzare quell'infrastruttura per ricevere delle attività di formazione che saranno evidentemente molto pratiche, perché col concetto della Teaching Factory andremo a utilizzare queste isole come strumento di attività di formazione, così come sarà possibile testare nuove tecnologie proprio su queste isole. Le stesse aziende del partenariato hanno messo a disposizione tutte le loro competenze, ritorno al tema del Competence Center, per un importo di circa 13 milioni di euro di valore di risorse umane che saranno impiegate e saranno a disposizione degli utenti del Competence Center. Tutto questo si affianca a un finanziamento del Ministero che è stato di 7 milioni e mezzo per la parte di avvio di start-up e di 3,350 milioni per quei progetti che verranno svolti da imprese utenti del Competence Center e che saranno finanziati fino al 50%. Questo in maniera tale da andare a incentivare l'utilizzo da parte delle aziende e delle imprese italiane delle attività del Competence Center. E questo l'abbiamo fatto con un primo bando che si è chiuso pochi giorni fa, il 20 di gennaio. Siamo molto felici dei risultati perché abbiamo ricevuto, abbiamo messo a budget un finanziamento di 1,5 milioni, quindi per finanziare fino a 3 milioni di valore i progetti, abbiamo ottenuto 71 proposte per un valore di 18 milioni di richiesta. Quindi per dirvi quanto sia importante in questo momento, o quanto sia evidente la necessità da parte del sistema industriale italiano di competenze e di supporto. E questi sono numeri che credo ci fanno ben sperare su quelle che saranno le attività prossime future. Ripeto, è un'iniziativa delle aziende per le aziende ed è un'iniziativa che insieme agli altri 7 Competence Center, insieme ai Digital Innovation Hub, vogliamo poi anche portare in Europa, perché anche qui c'è un tema che è quello degli European Digital Innovation Hub, che è un tema che ci interessa moltissimo. Posso chiudere con una battuta, riallacciandomi a quello che diceva Andrea Bianchi sul fatto che abbiamo cambiato nome 3 volte in 3 anni, no? Quindi Industria 4.0, Impresa 4.0, Transizione 4.0, meno male che non ci abbiamo messo il 5.0, se no avremmo creato forse ancora più confusione, quindi va bene che sia rimasto il 4, almeno un elemento l'abbiamo tenuto. Grazie. Ecco, ora in chiusura di questa tavola rotonda abbiamo visto e credo apprezzato meglio quali sono i diversi attori che sono nati in questo periodo e grazie anche in modo forte all'interessamento dei ministeri. Ovviamente però tutto questo può anche un po' creare confusione, nel senso che parlando con le aziende è chiaro che sentire tutti questi soggetti che operano nell'ambito del manifatturiero, che hanno tagli un po' diversi, che però sembrano in parte sovrapporsi, è chiaro che possono anche generare disorientamento. Quindi io adesso chiederei ai relatori una battuta per dire come i cluster, i Digital Innovation Hub, i Competence Center possono integrare la loro azione a supporto del manifatturiero italiano, anche proprio in merito a quello che si diceva ai Digital Innovation Hub europei, che in qualche modo vedranno la necessità che ogni paese si ponga in posizione forte e unitaria possibilmente. Quindi una battuta rapidissima. Ciascun relatore, partiamo da Andrea. Allora, io credo che tu cogli un punto essenziale, conoscendo anche il nostro paese che va per frammentazioni, per sovrapposizioni, per localismi, la storia del paese è fatta così, e quindi il rischio che questa infrastruttura si sovrapponga in qualche modo, si fagociti con altre strutture esistenti anche tra di loro.
Allora, io credo che questo sia un rischio che abbiamo assolutamente di fronte, che dobbiamo evitare perché lo conosciamo, l'abbiamo già visto gli effetti negativi che può produrre. Credo che si possa lavorare in primo luogo creando grandi relazioni tra i soggetti. Io credo che la interlocuzione costante tra Digital Innovation Hub e Competence Center, che tra l'altro darà luogo anche ad un accordo, ad un protocollo, in cui si definiscono esattamente quali sono le funzioni. Il cluster ha, come dicevo all'inizio, ha svolto un ruolo centrale affinché il Paese si accorgesse che stava scoppiando la quarta rivoluzione industriale e la politica industriale in qualche modo la stava ignorando, e quindi il cluster deve continuare questa funzione, che ha una grande funzione di sguardo rispetto al futuro, di analisi e di definire come le tecnologie impattano sul sistema industriale italiano. Quindi il cluster ha questa funzione, il Competence Center hanno una funzione, i Digital Innovation Hub devono essere il grande, diciamo, ripetitore sul territorio, cioè sono delle antenne i Digital Innovation Hub, e quindi sono delle antenne i Digital Innovation Hub, il vantaggio che non hanno nessun interesse a sovrapporsi agli altri, perché il Digital Innovation Hub vive delle competenze che riesce ad aggregare. Cioè di per sé il Digital Innovation Hub, lo diceva Viscardi, non è in condizioni di offrire competenze. Il Digital Innovation Hub vive in funzione del network che riesce a creare, e quindi per noi il rapporto con i Competence Center, con l'università, con i cluster, non è utile, è vitale, se no non esistono i Digital Innovation Hub in assenza di un network dietro. Credo che l'opportunità per mettere ulteriore ordine in questa faccenda siano gli European Digital Innovation Hub. Esiste adesso un bando fatto all'interno dell'European Digital Program, e quindi che sarà l'intenzione dell'Europa è finanziare gli ecosistemi territoriali, e quindi la sfida che abbiamo davanti da qua ai prossimi due mesi è quello di saper presentare all'Europa un ecosistema territoriale che nessuno di noi è in condizione di farlo da solo, perché i digital di per sé non avrebbero nessuna caratteristica e possibilità di vincere i bandi, non sono i digital europei perché non hanno dentro le competenze. I competence center di per sé possono aiutarsi dalla capacità dei digital di portargli la domanda, le università possono trovare all'interno di questo network una loro collocazione, e quindi io credo che l'Europa, la costruzione in Italia di una quindicina di European Digital Innovation Hub sia una straordinaria opportunità per mettere ordine ad un sistema che attualmente è un sistema molto vitale ma che rischia di essere un po' disordinato. Grazie. Gianluigi Viscardi. Beh, sono completamente d'accordo con Bianchi. E anche questo per non fare confusione, i Digital Innovation Hub europei non sono i Digital Innovation Hub italiani, non sono i PID, perché anche adesso se noi parliamo di Digital Innovation Hub italiani ce ne sono 234 più i PID, che sono altri 100, cioè ecco, questa è la, come faremo ad andare a essere rappresentativi in Europa. Quindi questo lo vedo molto bene, il discorso delle DIC, questi europei, dove deve fare chiarezza e dove, come sapete, vengono finanziati, perché i Digital Innovation Hub italiani non sono neanche finanziati, vengono finanziati dalla Comunità Europea e gli Stati membri raddoppiano, ma devono essere minimo regionali, minimo, e devono rappresentare tutto l'ecosistema. Ecco, questa è una sfida veramente. Non è che, che siano i Competence Center, che siano i Digital, forse dobbiamo trovare una struttura un po' diversa, che deve essere regionale, ma il mio, che dice, consiglio da piccolo imprenditore, compito nostro di aiutare il nostro Paese a fare una regola che vada bene per tutta Italia, che non cominci la Lombardia o qualcun altro a fare questo, perché poi il governo, le regioni che dovranno finanziare, se cominciamo noi a fare un caos, noi avremo sempre da perderci. Questo che dobbiamo fare. Grazie. Marco.
Io credo che ci troviamo di fronte a una trasformazione digitale che è sicuramente molto più complessa di tutte le rivoluzioni industriali e culturali che abbiamo visto negli ultimi secoli. Io la guardo da un punto di vista positivo. Io, lavorando in questi anni, ultimi anni, con l'ecosistema, ho trovato un totale accordo e una totale, voglio dire, capacità di spingere avanti e di scaricare a terra il sistema. Quindi il messaggio che mi sento di dire alle imprese è: utilizzate questo sistema che adesso esiste, perché se in qualche modo non dovessimo riuscire a far ripartire il sistema, non credo che questa volta si possa dire che il sistema, diciamo, del trasferimento tecnologico in Italia non ha funzionato. Assolutamente non è così e non sarà così. Quindi l'invito è alle imprese a utilizzare tutto quello che sul territorio è stato messo a disposizione. Bene, grazie. Allora direi che con questo auspicio di creare un sistema organizzato, magari di cui parleremo nelle prossimi incontri, quando le evoluzioni ci porteranno ad avere altri elementi, direi che possiamo chiudere questa prima tavola rotonda. Grazie a tutti i partecipanti. Sì.